Buongiorno a tutti, siamo alla terza giornata dei lavori del Festival degli Informatici nella città di Rovereto, che per il settimo anno ci ospita. E vado ora a introdurre l'intervento del dottor Andrea Moscatelli, architetto di soluzioni cloud e green expert di Capgemini. Questo intervento sarà senz'altro molto interessante, visto anche il numero di volte che nelle precedenti giornate di lavoro è stato citato l'aspetto di ottimizzazione dell'IT quale elemento per contenere le emissioni e i consumi. Il titolo dell'intervento è Green IT e Green Coding, la soluzione di un'industria digitale per la sostenibilità. Capgemini sta investendo in questi ambiti e quindi prego ad Andrea e buona visione. Grazie, buongiorno e ben trovati a tutti quanti. Non vi vedo, ma spero siate in tanti. E mi fa piacere che siete qua. Il tema della sostenibilità, cercherò di farvi di introdurvi un pochino in questa oretta su cosa Capgemini sta facendo sul tema della sostenibilità e nello specifico della sostenibilità con uno sguardo a quello che è il Green IT e il Green Coding. Perché abbiamo intrapreso questo percorso? L'abbiamo fatto perché oggi c'è una grande sensibilità alla riduzione delle emissioni di CO2, al risparmio energetico. Ne abbiamo un'evidenza globale in tutti gli ambienti, è un sentimento abbastanza trasversale. E ovviamente l'IT non poteva non essere impattato da questo tema. Capgemini sono ormai 15 anni che tratta temi di sostenibilità, sia dalla parte materialità piuttosto che il life cycle degli apparati. Lo vediamo sotto tantissimi aspetti, ma diciamo, mancava un po' un tassello a tutto questo tema della sostenibilità. Che era quello appunto specifico dell'IT, dove da tanti anni appunto facciamo tanto, ma lo facciamo dal punto di vista del data center, di come le macchine lavorano, di come i condizionatori devono raffrescare questi ambienti, ma non ci siamo mai soffermati su chi produce questo calore, non ci siamo mai soffermati su chi utilizza questi data center, che nello specifico è il nostro software. Il software che noi scriviamo, diciamo che è il maggior consumatore dell'energia che noi mettiamo a disposizione, perché tutto ciò che c'è all'interno del data center è a supporto degli applicativi che vi girano sopra. Quando io sono entrato in Capgemini, questo 2 anni fa, in qualità di architetto, inizialmente sviluppatore, poi architetto di soluzioni software, cloud, mi sono reso conto che avevamo un approccio non propriamente sostenibile, ma non perché non era sostenibile, perché utilizzavamo un approccio che era errato, ma era lo stesso approccio che vedevo in tante aziende, ovvero fare coding per quello che conosciamo e non per quello che serviva. Mi spiego meglio. Spesso ci ritroviamo a fare e a realizzare infrastrutture software senza pensare a quale linguaggio utilizziamo, perché utilizziamo un linguaggio piuttosto che un altro. Spesso trovavo all'interno delle aziende in cui lavoravo, io prima ero un consulente, quindi mi capitava di girare tante aziende. Mi ritrovavo a realizzare software con codici che probabilmente non c'entravano nulla, non erano specifici per quel tipo di attività, li facevamo solamente perché conoscevamo quello e quello utilizzavamo. E molto spesso questo è un po' l'approccio. Conosco il Java, faccio in Java, conosco Node, faccio in Node. Quello che invece abbiamo cominciato a studiare all'interno di Capgemini, quando sono entrato in Capgemini, ho detto scusate, ma perché queste soluzioni non le scriviamo con il giusto codice? Ogni codice ha delle potenzialità ben precise. È stato creato per fare un certo tipo di lavoro.
Quindi probabilmente ci sono dei codici che sono più adatti rispetto agli altri. E in cosa si differiscono questi codici? Nel loro throughput, nella loro capacità di svolgere le azioni per cui sono stati configurati. E su chi gravano poi le capacità di questi software? Gravano sulle risorse hardware che gli devono essere messe a disposizione. Quindi quello che spiegavo in azienda era: se noi utilizziamo il corretto linguaggio di programmazione, se noi utilizziamo il corretto modo di scrivere questo linguaggio, probabilmente, anzi sicuramente, riusciremmo ad impegnare le risorse in maniera ottimale. Avremo bisogno anche magari di meno risorse. Quindi da queste analisi, da queste supposizioni, da queste chiacchierate che abbiamo fatto, è nato l'idea di sviluppare a fianco a quel mondo che noi già facevamo di sostenibilità sulla parte più materiale, un nuovo filone che è appunto quello del Green IT e del Green Software. Ovviamente se ci sono delle domande, ben felice che voi mi interrompiate, perché comunque l'obiettivo è quello di darvi una panoramica e poi fare magari uno scambio proprio di punti di vista su queste tematiche. Quello quindi che abbiamo fatto è abbiamo cominciato a rivedere quello che noi facevamo all'interno della nostra azienda. Mi spiego nel meglio. Molto spesso noi siamo abituati all'interno delle aziende, quando rilasciamo dei software, ad avere la paura che poi l'infrastruttura non tenga. Quello è il terrore un po' di tutti quanti. Anche io, quando creo una nuova infrastruttura, la metto su un cloud piuttosto che la metto on-prem, la utilizzo in modalità ibrida, la paura solita è quella di reggerà il carico. E quindi molto spesso siamo orientati a sovradimensionare gli ambienti. Se abbiamo bisogno di 10 core, mettiamone 20. Se abbiamo bisogno di 50 giga di RAM, mettiamone 100. Tanto almeno tiene. A scendere si fa sempre in tempo e non abbiamo problemi. Questo ovviamente ci sta, lo facciamo tutti, è inutile che ci nascondiamo che non è vero, però qual è il problema? Che molto spesso poi queste risorse rimangono lì allocate, anche se magari non propriamente necessarie. E quindi da cosa siamo ripartiti noi? Siamo ripartiti da dire ok, cominciamo intanto a rivedere l'IT, a ricreare un green IT. In che senso? Cominciamo a vedere se effettivamente tutte quelle risorse che noi oggi abbiamo allocate sono effettivamente necessarie o se possono essere ottimizzate. Questo perché? Perché la sostenibilità è un concetto molto particolare che molto spesso viene mal letto. Sostenibilità non è metto una macchina più efficiente che consuma meno energia e ho risolto il problema. Che sostenibilità cos'è? Sostenibilità è tutto quello che è il ciclo di vita di una macchina, da quando la costruisco a quando la smaltisco. Quindi dire prendo una macchina nuova, è sostenibile all'interno del mio data center? Sì, perché consumerà meno energia, ma se vado a considerare l'impatto di CO2 per costruire questa macchina, da quando io devo costruire i singoli componenti fino all'assemblaggio, alla costruzione, il trasporto, l'installazione, lo smaltimento della vecchia, allora probabilmente non è poi così sostenibile questo intervento, tralasciando l'aspetto economico. Quindi che cosa abbiamo detto? Cominciamo a lavorare sulle SISE, perché le SISE ci permette, ottimizzando le risorse, di fare sostenibilità e quindi ottimizzare veramente, togliendo risorse non necessarie agli ambienti software, in modo da liberarle e quindi magari fermare all'interno di un data center alcune macchine, alcune blade, alcune enclosure, che ci permettono a quel punto effettivamente, rimanendo senza toccare quello che abbiamo, di fare sostenibilità e quindi ridurre l'impatto energetico e il footprint di questo data center. Questo è stato il primo passo che noi abbiamo voluto fare. Il secondo, qual è stato? Capire quali sono gli applicativi che girano all'interno di queste macchine e capire questi applicativi come stanno performando, se possono essere ottimizzati, come sono architetturalmente fatti, sono monoliti, sono degli oggetti creati a microservizi, sia lato applicativo che lato di back-end, sono applicazioni ibride, e quindi sulla componente cloud come sono state messe,
sono state messe come componenti cloud native, o sono stati fatti trasferimenti su cloud di ambienti on-prem, così per come sono stati ideati on-prem. Perché questo è un altro problema che abbiamo spesso, no? Quando c'è stato l'avvento del cloud, lo spostamento delle soluzioni su cloud, molto spesso quello che è stato fatto inizialmente è stato prendere la soluzione on-prem, metterla su cloud, ho fatto risparmio energetico. Non lo so, probabilmente no. Perché? Perché una soluzione on-prem messa su cloud è quanto di meno performante posso avere. Il cloud non è fatto per metterci sopra una VM e farla girare con il mio sistema che era prima il precedente on-prem. È stato studiato per utilizzare le funzionalità cloud native del cloud, che allora sì ottimizzano l'infrastruttura e ci danno dei benefici dal punto di vista energetico e di impatto di CO2. Quindi questo è un po' quello che abbiamo iniziato a fare, proprio per sistemare e riorganizzare le infrastrutture presenti in un data center. Una volta fatto questo, abbiamo detto sì, va tutto bene, ma dobbiamo analizzarlo questo software. Come possiamo analizzare questo software, quale impatto ha sull'infrastruttura? Chiamo questo software, quanta energia consuma? E questo, diciamo, è stata la grande sfida che ci siamo messi in testa di affrontare e di vincere, inizialmente con dati di benchmark, perché ovviamente non è semplice capire un software quanto consuma a livello energetico, quindi scorporarlo da quello che è il data center. Nonostante questo, abbiamo cercato di individuare intanto i driver che potevano darci queste informazioni, la CPU, la RAM, quanto scambio di rete questo applicativo fa, quanto scrive sul disco, quindi tutte quelle sono le attività principali di un software. Non perché vogliamo tralasciare altre, però diciamo questi ci sembravano i più significativi. E per far questo abbiamo cominciato ad analizzare le applicazioni, quanto impegnavano e quanto, secondo dati di benchmark, potevano essere i consumi energetici dei singoli componenti per, diciamo, estrapolare da quello che sono le informazioni di una macchina, diciamo, la quota parte del software. Questo perché? Perché un applicativo si compone di mille, di una costellazione di migliaia di servizi, di mille back-end, mille oggetti, e questi vanno tutti, diciamo, monitorati per capire dove questa energia viene dispersa, qual è la componente che più grava su questa infrastruttura. E quello che abbiamo fatto appunto è cercare un modo di leggerlo, di studiarlo. Abbiamo creato delle sonde virtuali, abbiamo creato dei sistemi che ci permettono di stressare una singola componente di un nodo di un cluster e quindi andare a vedere quant'è il delta di potenza che viene poi data alla macchina per capire ogni singolo componente quanta energia consuma, creare dei modelli e applicarli ai dati statistici delle applicazioni e delle risorse che queste consumano giornalmente. E questo ci permette di capire in maniera abbastanza precisa e puntuale dove l'applicazione consuma di più, quando consuma di più, quali sono i processi che magari partono in orari dove la corrente è meno vantaggiosa e quindi magari farli lavorare di notte oppure farli lavorare di giorno, perché di giorno c'è una produzione di energia che è sostenibile, mentre di giorno di notte si scende su un consumo più fossile dell'energia, no? E questo ci permette di capire dove intervenire, magari con un refactoring del codice, magari intervenendo con una ricostruzione, perché magari quel microservizio potrebbe funzionare meglio se fatto un altro codice. E questo è proprio quello che noi facciamo giornalmente. Ci ritroviamo spesso a fare portali in diversi linguaggi, proprio per creare un catalogo di linguaggi, di framework che meglio si rispondono alle esigenze specifiche di quell'attività. Perché probabilmente domani le nostre applicazioni, i nostri portali, i nostri software che andiamo a sviluppare non saranno monolinguaggio, come non saranno single cloud, ma saranno multicloud, probabilmente saranno anche multilinguaggio. Quindi ogni piccolo componente di una grande architettura software sarà composta da tanti piccoli servizi scritti in tanti linguaggi differenti, deployati in tanti data center diversi e probabilmente anche su cloud differenti.
Questo perché? Perché questa distribuzione geografica ci permette di avere il massimo per ogni singolo componente, sia a livello geografico, di distanza fisica tra due servizi che devono comunicare tra loro, sia per le differenze di energy supply che può avere quello specifico data center piuttosto che quel cloud. E non nascondo che in questo giro c'è anche un discorso di ottimizzazione di costi, no? Perché probabilmente l'utilizzo di piattaforme diverse domani diventerà un po' una sorta di, lasciatemi usare il termine borsa, ma ottimizzare energie e costi sarà un po' la sfida del futuro. Per quello oggi il multi-cloud molto molto ricercato da tutti i grandi clienti. Ma per tornare a noi, diciamo, questo sviluppo di software, per questo capire dove il software consuma di più, ci permette di dare questi strumenti di refactoring, di green coding. Green coding in che senso? Green coding nel senso di cercare di portare il codice il più snello possibile. Per snello intendo, spesso ci ritroviamo a fare, io vedo anche da noi in azienda, molto spesso si fanno tante POC, tante demo ai nostri clienti, e poi alla fine queste POC spesso, prima che noi vorremmo, diventano degli ambienti, non dico di produzione, ma semi-produzione. Ma quella POC non è stata scritta e progettata per essere messa in produzione, e quindi si porta dietro magari molto spesso codici scritti male, cicli che ridondano, funzionalità che vengono scritte sì perché devono funzionare e poi le sistemo o non le sistemo più. E quindi per risolvere anche questo problema, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un nuovo asset all'interno dell'azienda che è proprio un'estensione di un tool conosciutissimo, che penso conoscete anche voi, che è il SonarQube, per fare proprio questo tipo di analisi, dove noi abbiamo una squadra dedicata, del quale faccio parte anch'io, un competence center, che si occupa proprio di studiare nello specifico tutti quelli che possono essere le tecnologie e le applicazioni di coding orientate al green, quindi tutte quelle soluzioni, quelle best practice che ci portano ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse. E vi devo dire che nel tempo e nei vari test che abbiamo fatto e nelle varie refactoring che abbiamo fatto anche su ambienti di produzione, abbiamo notato che ci sono dei grossi passi avanti che possono essere fatti da questo punto di vista. Poi vi farò vedere un paio di casi reali in cui tutto questo fortunatamente ci ha dato un riscontro positivo, e quindi ha dato forza anche a questa soluzione che oggi è su tanti tavoli di tanti grandi e importanti clienti. Quindi tutta la parte di ricostruzione codice con tool che lo analizzano, squadre di persone che studiano per i vari linguaggi come meglio ottimizzare questo codice e quali sono le regole che i nostri sviluppatori, la nostra comunità di sviluppatori trasversalmente nelle varie divisioni deve usare affinché il codice venga, diciamo, marchiato come green e quindi utilizzare il meno risorse possibile. Ovviamente noi poi su questo costruiamo tutta una serie di reportistiche e di monitoraggio di questi codici. Perché? Perché ovviamente non è che scrivere un codice green oggi è per la vita, no, ma c'è uno studio costante che Capgemini, su quale Capgemini investe, per far sì che questo gruppo di persone continuino regolarmente ad acquisire informazioni, a crescere sempre di più, a studiare i nuovi framework, a studiare i nuovi applicativi, in modo tale che questi siano sempre efficienti e che le soluzioni che poi verranno proposte ai clienti possano avere una maintenance nel tempo anche dal punto di vista green, e quindi vengano mantenuti efficienti sempre di più durante tutto il loro ciclo di vita. Questo, diciamo, è il grosso impegno e la grossa sfida che Capgemini si sta portando a casa, sulla quale sta investendo molto e sulla quale, diciamo, stiamo lavorando con grande impegno. Vi volevo far vedere un paio di casi d'uso che
abbiamo analizzato in questo periodo, spero si possano vedere. Questo è appunto un caso in cui una soluzione on-prem sviluppata da noi, molto 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 semplice, è stato veramente il primo caso che abbiamo realizzato. Era molto semplice e ci ha permesso di poter veramente sviluppare tanti back-end, tanti front-end, tanti, utilizzare diversi database e cominciare a mischiarli tra di loro. Quello che abbiamo fatto proprio è stato prendere questa pila software e cominciare a mischiare i vari componenti, nel senso prendendo un back-end e facendo girare indietro tutti quanti gli altri database e front-end, prendendo i vari front-end e facendo girare tutti i vari back-end. E diciamo che in questo grande mischiume che abbiamo fatto, devo dire che alla fine, questo grazie anche al data center che avevamo on site presso Capgemini, che ci ha dato la possibilità di accedere alle console delle varie macchine, dei data center, quindi avere proprio una visione dell'impatto energetico, dell'energia consumata dalle singole macchine e dai singoli componenti, perché comunque avevamo la possibilità di vederlo. Ci siamo resi conto che, prendendo il caso peggiore e il caso migliore, avevamo un abbattimento del circa l'11% di energia ottimizzando, diciamo, la componente di back-end. Questo era un ambiente containerizzato che girava su un cluster e ovviamente chi è stato il miglior back-end è stato quello che ha utilizzato un framework specifico per creare back-end che vengono deployati su ambienti containerizzati, Docker piuttosto che Kubernetes. Perché? Perché ovviamente essendo scritto per quel motivo ben preciso, quel framework dava le migliori performance. In questo caso il back-end nella condizione migliore era fatto con Quarkus, che rispetto al peggiorativo che era Node.js, usava un 11% di energia in meno, quindi diciamo che nel corso di un anno avrebbe abbattuto di quasi 50 kg la quantità di CO2 che avrebbe prodotto questa infrastruttura, veramente molto molto semplice, molto piccola. Quindi questo è stato il primo test reale che abbiamo portato presso un cliente, che ci ha dato appunto la forza di continuare su questi temi, sia di green coding, sia di scelta dei linguaggi, e di capire quali linguaggi meglio si adattano a fare quel tipo di lavoro. Se avete domande, io non vedo la sala, però nel senso, se no le facciamo tutte alla fine. Un altro caso d'uso che volevo portare è appunto un esempio di ricostruzione, redesign di un ambiente su cloud, dove era stato costruito, come vi dicevo prima, preso per così com'era on-prem e spostato on cloud. Quasi 50 VM che giravano per far girare servizi che prima erano on-prem. È stato ovviamente completamente scomposto con componenti cloud native e questo ci ha permesso inizialmente ovviamente una riduzione dei costi importante, perché questa era una soluzione che cubava circa 40-50k mese. Oggi, diciamo, a valle del primo refactoring in versione cloud native, che ci ha già dato un abbattimento di circa un 10%, oggi si aggira intorno ai 30k mesi, quindi abbiamo avuto un enorme vantaggio dal punto di vista economico. Ma quello che su cui poi abbiamo effettivamente continuato a lavorare, su quale continuiamo oggi a lavorare, è stato l'improvement dal punto di vista del codice. Questo era un sistema di telemetria, era un sistema che oggi gestisce mensilmente circa 1,5 miliardi di messaggi, quindi sono circa 4-5 mila messaggi al secondo, che vengono mandati costantemente verso questi sistemi. Appunto parlavo prima della paura dei carichi. Nella fase iniziale, dove il codice era stato scritto volontariamente da una persona, diciamo, senza che gli sia stato suggerito
o comunque insegnato la logica di scrivere codice che sia anche ecosostenibile, nel senso che sia educato dal punto di vista delle risorse delle macchine che, sulle quali si appoggia. Questo applicativo con un numero considerevole di istanze, erano considerate quasi 15 function, 5 istanze per ogni function, quindi un numero enorme di potenza di calcolo, non riuscivano a star dietro ai messaggi che arrivavano, non riuscivano a scodare tutto il carico che avevano sulle code. E questo era un problema. E quindi siamo intervenuti noi con la parte di green coding. Abbiamo fatto un'analisi del codice, abbiamo visto come questo veniva implementato e abbiamo dato dei suggerimenti sul come maneggiare questi dati e come fare la parte di ingestione di questi dati. Il risultato qual è stato? Che nel momento in cui è stato deployato il nuovo codice green, quindi che portava dietro tutte quelle best practice, ci ha permesso intanto di, come vedete nella fase di rampa, di scodare e togliere tutto ciò che c'era in coda all'interno del gestore di coda. Non solo, l'allineamento perfetto tra messaggi in entrata e messaggi in uscita. I messaggi in entrata erano, come vedete, quella riga blu, i messaggi che venivano scodati erano quella riga arancione. Non solo, quindi abbiamo scodato tutto, ma abbiamo allineato perfettamente il carico dei messaggi in arrivo con quelli in uscita, riducendo a una sola istanza per ogni sola function. Questo significa una riduzione della CO2, perché ovviamente avere 50 function, 50 istanze sono un numero considerevole di macchine che quindi consumano energia e producono CO2. Quindi ridurre drasticamente la quantità di energia e su queste macchine avere un carico di CPU e di RAM su questa singola istanza più bassa di quella che c'era sul cumulativo di tutte queste macchine che giravano. E ovviamente dalla parte del cliente un risparmio, perché non dobbiamo mai dimenticare che è un tema importante anche quello del FinOps, un risparmio importante su quello che era l'infrastruttura cloud che veniva utilizzata. Quindi effettivamente questa è stata una seconda riprova che non solo nell'ambiente on-prem, ma anche su soluzioni on cloud, il green coding ha un forte impatto sulla parte di carbon footprint e di costi che, come dico sempre, non vanno mai sottovalutati. Questo è quello che Capgemini sta facendo, questo è l'impegno che ci stiamo portando avanti e sul quale crediamo molto e sul quale pensiamo che dovremmo tutti quanti fare un pensiero, una riflessione. Non so se ci sono qualche domanda dalla sala. Allora, grazie ad Andrea Moscatelli. Se gentilmente chi ha domande può venire qui, così viene ripreso e il tutto rimane disponibile anche a chi non è in sala. Salve, sono Claudio Rosazza, un socio di SF. Io ricordo che molti anni fa il cloud era quasi agli inizi, feci un corso e il docente di questo corso era un fervido sostenitore dell'ottimizzazione dei vari processi inseriti sulle macchine, sulle virtual machine, sul cloud, al fine di portare l'utilizzo della CPU al 98%. Questo per evitare di avere macchine in giro che lavoravano magari al 30-40% che comunque avevano un consumo di base inutilizzato. Ecco, volevo sapere se anche voi avete pensato, diciamo, a questa ottimizzazione. Allora, l'utilizzo massimo, diciamo, delle risorse a disposizione è sicuramente non sbagliato, è inutile dire che sia un concetto sbagliato. Il discorso è tenere una macchina al 98%, sinceramente potrebbe poi dare delle problematiche nel momento in cui io debba avere poi un picco che devo gestire, no? Perché ovviamente quella macchina poi
non so quanto sia in grado di gestire quel picco. Diciamo che tecnicamente tenere una macchina, una VM su un cloud di base, tranne casi specifici, non ha tutto questo senso, nel senso che utilizzando servizi che sono più cloud native, questa macchina, nel momento in cui non ha quello specifico servizio che gira su questa macchina, non ha nulla da fare, non è lì che gira, ma sarebbe stata fermata in un ambiente serverless. Quindi diciamo che l'ottimizzazione che oggi noi andiamo cercando sul cloud è quello di utilizzare i servizi serverless proprio per averli running nel momento in cui ci servono, fermi nel momento in cui non servono, utilizzando quei servizi che ci permettono, nel caso in cui debba avere un throughput costante, un servizio cloud native, in modo da gestire la scalabilità senza doverlo fare, perché nel momento in cui quel 98% diventa 102, significa comunque tirar su una nuova macchina che a quel punto verrà utilizzata al 2%, lasciando scoperto una quantità innumerevole di risorse e a quel punto andrebbero comunque sprecate. Quindi dipende dal tipo di attività che deve fare questa macchina. Però certo, utilizzare al massimo quello che si ha è un'attività sicuramente onorevole e sicuramente in linea con quelle che sono le tematiche di sostenibilità. Grazie. Grazie a lei. Buongiorno, grazie per la presentazione. Volevo chiedere se ci sono delle metriche oggettive per la valutazione di codice green. Faccio un esempio, reminiscenze dell'università, magari vengo anche sbugiardato adesso, però per esempio un codice che ha 100 righe, se continua un loop che ripete 10 volte corrisponde, non so, a un codice di 150-160 righe di codice. È possibile, siccome abbiamo visto sempre comparazioni di risparmio di energia, quindi da una situazione iniziale si va a risparmiare modificando qualcosa, è invece possibile avere un parametro oggettivo partendo dalla prima valutazione del codice? Grazie. Allora, questo è un lavoro che stiamo facendo con questo strumento di analisi di codice, dove proprio questo che stai dicendo è uno dei temi principali sul quale ci stiamo battendo. Noi diciamo che chiediamo, diciamo, quei suggerimenti su come deve funzionare, perché sicuramente la righe è una cosa che viene presa in considerazione, la grandezza dei metodi è una cosa che viene presa in considerazione, il loop, come immagino voi ben sappiate, sono veramente gravosi sulle risorse della macchina. Un ciclo for è quanto più pesante ci sia da gestire per una macchina, almeno quantomeno in contesti di grandi modalità. Quindi sì, sono temi che stiamo cercando di analizzare. Non è facile dare il giusto peso e credere su questi temi, perché le variabili sono veramente tante, farle digerire una macchina non è così semplice, ma sicuramente sono tematiche importanti con le quali stiamo cercando di tirar fuori la quadra per dare quel significato in più alle analisi che andiamo a fare. Faccio un esempio delle fasi iniziali in cui bypassavamo le regole che venivano implementate dagli sviluppatori, nascondendo righe troppo, metodi troppo grandi in piccoli metodi, li mettevamo tutti in Italia dentro l'altro e diciamo: vedi, abbiamo ottimizzato, non abbiamo fatto niente di nuovo qui, no? Quindi la tua macchina sono interventi difficili da misurare, ma stiamo lavorando, ovviamente è un tema importante. Ciao Andrea, sono Robin. Metto qui. Ecco niente,
quest'anno per la prima volta tra una newsletter e l'altra mi è capitato di leggere qual è l'impatto di diversi linguaggi, qual è l'impatto energetico nell'uso di diversi linguaggi. E ho appreso lì che quello che mi capita di usare più spesso proprio è quello che consuma maggiormente rispetto a tutti, proprio il top one, o meglio il worst one. E allora da lì mi è capitato di pian piano leggere qualcosa tra un sito, un post e l'altro riguardo il tema. E quindi ecco, io ti volevo domandare qual è, per quanto vedi, la sensibilità sia della comunità sia anche dell'industria riguardo il tema di efficientamento, lato, beh, insomma, proprio di tutto quello che hai raccontato. Così, ecco. Allora, e quali sono i trend per ora? Al momento ti posso dire con certezza che tutte le grandi aziende stanno chiedendo e stanno cercando di capire cosa si intende per Green IT, cosa si intende per... perché c'è stata una fase iniziale in cui la sostenibilità si è divulgata su temi molto semplici, e sulle grandi opere che davano grandi significati. A volte si scende su quello che viene chiamato il greenwashing, no? Cioè le attività fatte per, diciamo, dare un'immagine di ecosostenibilità, ma poi alla fine magari lascia un po' di tempo per loro. E mano a mano che si va avanti, quello che dico anch'io, le aziende dovranno sempre più andare a lavorare sul dettaglio, sul particolare, per poter dare poi una risposta ai propri clienti, quindi effettivamente sono sostenibili. E quindi stanno tutti, dico, con un grandissimo interesse atterrando sul consumo energetico del software, perché si rendono conto che hanno tante soluzioni, tanti software che girano, ed effettivamente ottimizzarli significa dare spazio ai propri data center, alleggerire, ottimizzare, quindi c'è una grande voglia di fare. Devo dire che al momento sono più nella fase di osservazione e di studio. Le persone si stanno avvicinando a questo tema. Io tutte le persone con cui parlo, io parlo veramente con... Noi abbiamo una community a livello global di Capgemini, quindi con tutto il mondo, con tutte le GPL. Quindi siamo tutti in contatto. E devo dire che chiunque veramente stanno lavorando in questa direzione, sono sensibili e si rendono conto che questo effettivamente è il futuro. Io dico che questo per lui è una proposition, un qualcosa di nuovo che sta nascendo da proporre ai propri clienti, no? Ma quello che dicevo anche in azienda, dico sì, oggi per noi è una proposta, per le aziende sta diventando un'opportunità, lo diventerà sempre di più, ma da qui quello che voglio prendere qui è che questo sarà la new normal. Cioè, quello che oggi noi di cui oggi noi parliamo, tra 2 o 3 anni sarà quello che noi quotidianamente facciamo normalmente, e ripenseremo a queste giornate dicendo: ma ti ricordi quando ci raccontavamo che c'era la possibilità di Green IT? Beh, secondo me tra 2 o 3 anni per noi sarà il normale svolgimento del nostro lavoro, la normale scrittura di un codice. Sarà impensabile doverlo controllare, sarà, tant'è che ci sono corsi di laurea dedicati al Green Software. Non so se ne siete a conoscenza, ma l'Università dell'Aquila ha un corso di laurea specifico con un progetto europeo legato con la Finlandia e con l'Università di Amsterdam, dove proprio un percorso di laurea dove escono neolaureati di ingegneria software proprio specifico per questo tema. Quindi questo ci dà un senso di quanto sia oggi un tema molto molto sentito, che parte di sviluppo, dalla parte di forma e dalla parte delle aziende che hanno voglia di portare queste soluzioni, si rendono conto che è lavorare un po' sul lavoro di vino che è necessario, perché noi dobbiamo arrivare nel 2050 a net zero. Per arrivarci non possiamo comprare auto elettriche, dobbiamo fare qualcosa che sia un po' di più, lavorare veramente a 360 gradi
su tutte quelle che sono le soluzioni che stanno all'interno delle aziende. Grazie mille. Ti faccio una domanda: qual è questo codice peggiore che hai incontrato? Python, quello proprio. E poi R, anche l'altro che si usa tanto in azienda. Anche se anche lui ha il suo terreno dove invece diventa magari ottimale, nel senso Python sì, però diciamo che ci sono campi di applicazione dove magari non è il migliore, ma nel momento in cui poi lo metti in esercizio ti garantisco che diventa uno dei top player per fare certi tipi di attività. Quindi sì, sono d'accordo, ma da valutare, sì, da valutare in quale contesto viene inserito e in quale specifico azione va fatta. Certo. Grazie. Grazie a te. Andrea, ciao. No, buongiorno. Ciao, no, Cristian, sempre di SF. Tu ci hai fatto vedere un caso di bellissimo, dove però stiamo parlando di migrazione dall'on-premise al cloud, refactoring, l'utilizzo di un framework, però dove il codice ovviamente lo scrivete voi, quindi avete mano direttamente sulle righe. E nel caso di, come abbiamo visto ieri, oggi si usa spesso il low code e il no code, no? Quindi dove non hai il controllo diretto di quello che è il tuo tool che stai usando o implementando, o quando hai l'utilizzo di piattaforme grosse tipo, non so, Microsoft, Google e altri vendor che usi in azienda, che però ne usi solo i benefici, o con tipo la Power Platform ti metti a fare tua applicazione per la tua azienda. Quando non hai il controllo di queste applicazioni, ma vuoi comunque scrivere applicazioni, qual è il suggerimento che hai da dare? Sarebbe bello avere un indice di sostenibilità indicato nelle varie piattaforme, così magari se usi un blocchettino di questo tipo sai che consuma X e magari devi usare altri blocchettini più sostenibili. Vedremo anche nel low code, no code, questo diciamo reingegnerizzazione verso la sostenibilità, oppure no? Grazie. Allora, ti rispondo. Per quanto riguarda, diciamo, i più grandi provider, quindi Google, AWS, Azure, per questo diciamo con loro abbiamo degli strumenti per poter analizzare questo tipo di informazioni e quindi capire anche, qui mi allaccio al discorso che facevo prima del multi-cloud, no? Quando vado a distribuire geograficamente questi oggetti, oltre che distribuirli geograficamente, anche distribuirli per i vari provider. Perché comunque ci mettono a disposizione API, ci stanno dare per singola risorsa, effettivamente qual è il suo impatto, no? il footprint di quella singola componente, quindi anche capire qual è il punto, diciamo, peggiorativo dove poter andare a lavorare e migliorare. Quindi, diciamo, lavorando con loro è abbastanza semplice. Quando andiamo a lavorare invece con altre soluzioni, noi vedo ci scontriamo proprio ultimamente con il nostro cliente dove dovevamo andare a fare questo tipo di analisi su servizi offerti da terze parti che magari si appoggiano su cloud, che poi magari sono sempre Azure, ma magari possono essere cloud che invece sono più piccoli, dove questi strumenti non ci sono. Dove noi stiamo cercando di sensibilizzare nel cercare insieme a loro e quindi parlare con i loro fornitori di recuperare quanto più possibile informazioni sul footprint di quel tenant specifico, di quel cliente, non è cosa facile, ti garantisco. Diciamo che più che altro, più che su dati reali o dati forniti dai provider, si lavora su dati di benchmark, perché diciamo dove non arriviamo con dati solidi dobbiamo appoggiarci a dati di benchmark sulla base delle risorse che vengono poi destinate a quel tenant specifico, però diciamo lì c'è bisogno del supporto e della sensibilizzazione, diciamo, dei vari vendor. Per quanto riguarda invece la parte di codice, non è proprio specificamente nelle nostre mani, quello che noi stiamo cercando di fare è appunto creare queste sonde virtuali che ci permettono di fare l'analisi di applicazioni in produzione che noi ovviamente non possiamo maneggiare a livello di codice, per capire qual è il componente peggiore, quindi invece di scrivere l'intera applicazione, che sarebbe ovviamente un costo
non sostenibile, andare a riscrivere magari quel microservizio che oggi è, diciamo, il peggiore dal punto di vista di consumo di risorse, andarlo a reinterpretare secondo quelle che sono le regole di encoding, metterlo all'interno del sistema. Ovviamente parliamo di sistemi a microservizi, perché su un monolite abbiamo ben poco da fare, se non dire può essere ottimizzato, e quindi a metterlo all'interno del servizio e capire effettivamente qual è il beneficio di reingegnerizzare quella piccola parte. Poi il low coding è un tema che è bellissimo, ma poi alla fine se ci metti un po' di codice indietro, io vedo le soluzioni che andiamo a fare, tutti gli enti ci chiedono low code, no code, però poi alla fine se non ci mettiamo un po' di codice dietro, rimaniamo un po' chiusi, no, dentro quella scatola che ci viene offerta. E quindi è difficile un po' uscire dagli schemi di quelle che sono le necessità del cliente. Quindi stiamo facendo delle sperimentazioni sul campo di innovazione con i nostri clienti, dove scontriamo con questo low code che poi ci blocca e ci limita, no, delle funzionalità, e quindi bellissimo, ma ancora un po' limitato. Grazie a te. Bene, allora noi ringraziamo Andrea, e magari fra 3 anni, quando si sarà usciti dall'infancy e si sarà più una maturità, anche un vademecum per giovani programmatori è un benvenuto. Lo lasciamo ai giovani, volentieri. Bene, grazie. Grazie a tutti voi.